Tutti intorno a te sorridono felici e tu desideri che muoiano all'istante? O forse sei tu a sorridere a 100 denti, ma non c'è niente di più falso e forzato. Anzi, una cosa c'è più falsa. Quando rispondi istantaneamente bene, grazie, a chi ti chiede come stai, perché altrimenti dovresti pensarci, e pensarci non ti fa stare bene. Forse tu hai in mente soltanto lui, e lui pensa solamente a un'altra. Oppure ecco, hai perso l'orientamento, non sai bene dove andare. Sai che a casa è un caos, in ufficio è un disastro. Oppure è proprio quando non c'è nessuno intorno che senti dentro un vuoto grande così. O ancora ti succedono un sacco di cose che imputi alla sfortuna. Magari pensi che tutto questo accada solamente a te. E invece capita a tutti. Il dolore è molto più democratico del piacere. E se qualcuno ti dicesse che già respirando le cose migliorano? Detta così sembra un'ingenuità, ma concedimi 256 pagine di tempo e ti mostrerò come trasformare la tua sofferenza, piccola o grande, in occasione di crescita passo dopo passo, momento dopo momento e respiro dopo respiro.